Marche a Canestro è realizzato in collaborazione con Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport. Vicini a voi! Buonasera e bentrovati a tutti gli appassionati di pallacanestro. Oggi per la prima volta nel corso della nostra trasmissione abbiamo ospite una società, parliamo della Major Senigallia, che si occupa diffusamente non solo di prima squadra ma anche, se non soprattutto, di settore giovanile con tutto quello che ciò comporta. Con noi il direttore sportivo Federico Ligi, buonasera ciao, Federico, ed Antonio Albani che è il dirigente responsabile della Major Senigallia. Buonasera, buonasera e benvenuto Antonio. Dunque, due parole di presentazione, diciamo, la Major Senigallia nasce nel 2003 dall'unione dell'allora Barzetti, oggi Golden Gas Senigallia, ed il Marotta. Scopo sociale, Federico, correggimi se sbaglio, unire le forze per creare un grande progetto per portare il basket giovanile a buoni livelli, giusto? Assolutamente sì, l'obiettivo era quello, ovviamente è stato un progetto in cui la presenza di Stefano Catalani, che è il presidente Maior, di Gianfranco Centoscudi, che era il presidente di Marotta, oggi vicepresidente della Maior, è stata decisiva, la loro volontà, perché sono stati non solo capaci ma lungimiranti nel capire che l'unione delle forze avrebbe poi consentito a tutti di costruire qualcosa di importante limitatamente chiaramente a quelle che sono le nostre possibilità, ma comunque un territorio che oggi coinvolge non solo i comuni di Senigallia e di Marotta ma anche i comuni di San Costanzo, il comune di Mondolfo e quindi tutte piccole realtà limitrofe che insieme sono riuscite a creare una struttura che sta crescendo, speriamo bene, e con grandi motivazioni. Quindi Maior, Federico, e Senigallia, ma non solo, diciamo che il territorio, quello che viene chiamato bacino d'utenza, va ben al di là, abbracciando anche, ho visto, anche qualche comune della provincia di Pesaro Urbino. Assolutamente sì, perché il comune di San Costanzo è costantemente coinvolto, fa parte integrante del progetto Maior, il comune di Marotta, che ne è parte integrante assoluta, anche perché la dirigenza è sia di Marotta che di Senigallia, e lo stesso vale per gli istruttori e poi tutti i comuni limitrofi, lo stesso comune di Mondolfo, e poi ci allarghiamo fino a Castelvecchio, poi ci sono anche i comuni limitrofi di Senigallia, Ostravetere, insomma le frazioni, e quindi insomma una discreta un quantità. Un progetto territoriale. Antonio, sostanzialmente quindi da quanto abbiamo detto Maior non è soltanto il vostro nome ma è un progetto, anzi direi quasi un'opportunità educativa, sì, oltre che di crescita umana come affermato nel vostro sito. Sì, tra l'altro questo progetto è partito, adesso noi quest'anno è il primo anno in assoluto di una squadra diciamo senior, ma di fatto sono tutti ragazzi, gran parte del 94. E quindi lo scopo proprio di questo progetto è quello di far giocare i ragazzi, specialmente in quest'età che finiscono quelli che sono i campionati, diciamo, junior, per poi inserirli appunto in un campionato senior che praticamente prepariamo le basi, con la speranza che insomma non si perda, perché sennò anche queste risorse che la società immette, se poi ognuno, chi per un motivo, chi per un altro, quindi pensiamo insomma che sia una cosa positiva, e ci abbiamo anche riscontro, perché nonostante che anche la classifica non sia delle migliori, però c'è molto entusiasmo. Di questo parleremo anche, esatto, perché c'è molto entusiasmo da parte dei ragazzi, insomma. In Serie D la priorità è divertirsi, no, anche? Ma sì, diciamo. Poi sì. I risultati se ci sono. Sì, però adesso il progetto nostro è quello, anche perché sto discorso è partito con la Cesanella, l'anno scorso che abbiamo fatto fusione con Cesanella, che giocava in promozione, Cesanella e Maior, e quindi insomma l'abbiamo fatto quest'anno, proprio anche se sono piccoli, prima esperienza, però diciamo per il momento è molto positivo da questo punto di vista, questo qui, dell'impatto di questi giovani. Ecco Federico, visto che ormai sono trascorsi, come dicevamo, 8 anni dalla vostra fondazione, è chiaramente possibile fare almeno un primo bilancio della vostra attività. Tra l'altro ho notato anche che partecipate con le vostre squadre a tornei di carattere internazionale. Allora, che bilancio possiamo fare dopo 8 anni e considerata anche la gran massa, no, di ragazzi che sono iscritti alle vostre squadre, ho letto circa 400 addirittura. Sì, sì, indicativamente il numero complessivo è quello, il bilancio per ora è assolutamente positivo. Certo, si sta lavorando per crescere, per migliorare, proviamo nel limite del possibile a fare un passo in avanti ogni anno, tenendo sempre conto che particolarmente in questo momento economico non è poi semplice reperire le risorse
per provare a crescere, però ribadisco l'intraprendenza eccezionale sia del presidente che del vicepresidente e poi di tutte le persone che collaborano all'interno della società sicuramente ci aiuta ad avere le motivazioni e trovare le risorse per poter crescere. Non è facile, però ci stiamo provando. Ecco, tra i vostri obiettivi anche la cura, diciamo, della qualità dell'insegnamento della pallacanestro, magari con istruttori qualificati. Non è semplice, vista la quantità, insomma, di ragazzi che avete, ovviamente per cercare di migliorare la potenzialità dei vostri iscritti. Guarda, mi fa piacere poter parlare di questa cosa, perché io sono sinceramente molto orgoglioso dello staff tecnico che siamo riusciti nel tempo a costruire. Partendo dal mini basket abbiamo tutti istruttori qualificati, da Francesco Morbidelli a Gabriele Bedini. Cito loro due perché sono le due figure ormai storiche del mini basket, sia Senigallia che Arianna Olivieri, Filippo Venturi, che sono Emanuele Sciarrini, che sono ragazzi di Marotta, che lo stesso da tanto tempo ormai collaborano con Maior, e sono figure imprescindibili innanzitutto per la grande passione che mettono nel loro lavoro, perché poi in realtà per molte di queste persone si è passata alla fase del mero divertimento, ma è diventato sostanzialmente una sorta di piccola professione. Però sono fondamentali per il grande entusiasmo che mettono, per la grande disponibilità e collaborazione che danno all'interno della società. E poi abbiamo nel tempo costruito uno staff tecnico che riteniamo, insomma, di qualità importante anche per quello che riguarda il settore giovanile, facendo degli investimenti, degli sforzi notevoli, perché non è semplice. Oltretutto Senigallia è una realtà, secondo me, di grandi potenzialità, dove però purtroppo mancano allenatori, perché allenatori senigallesi ce ne sono pochi, anzi pochissimi, che hanno chiaramente come loro priorità quella di fare e di svolgere attività nel settore giovanile. E anche lì abbiamo la fortuna di aver avuto una persona che si è trasferita da noi, Alberto Cerri, che allena quest'anno il gruppo Under 14, che si è trasferita da Milano e per noi è diventata una risorsa importantissima, quindi lui è il primo. E poi abbiamo fatto negli ultimi due anni, abbiamo dato spazio ad un altro ragazzo di Marotta molto volenteroso, che è Mirko Galli, che ha fatto assistentato ad altri due nostri allenatori e quest'anno ha anche lui un paio di gruppi, che sta crescendo bene, un ragazzo motivato che sta lavorando sodo. E poi abbiamo, diciamo, i due allenatori da fuori che abbiamo preso negli ultimi due anni, abbiamo ingaggiato negli ultimi due anni, che sono Alessandro Valli, che allena da noi settore giovanile Under 19, Under 17 e nel contempo è capo allenatore del Monte Marciano in C2, e abbiamo quest'anno aggiunto alla scuderia Andrei Rinolfi, che è ex Cavolini, che tre anni fa vinse il titolo Under 17 campione d'Italia, una persona che secondo noi aveva le qualità non solo tecniche ma anche morali per poter stare all'interno del nostro progetto. Quindi siamo contenti sotto ogni punto di vista. Un'organizzazione comunque molto... Siamo? Sì. Bene, allora partiamo dalle classifiche, dalla C dilettanti, dove c'è un quartetto in testa con Pesaro, Dino Bigioni, Montegranaro ed il Porto San Giorgio, che si è aggiudicato il derby di Porto Sant'Elpidio di 10 punti con 25 di Morresi. Molto bene la Stamura, dove ricordiamo c'è anche Oscar Chiaramello, più 29 a Lanciano. Marzocca non ce l'ha fatta, ha perso di 8 ad Umberti. Vediamo nel dettaglio quindi la classifica della C dilettanti con Pisao, Dino Bigioni, Orvieto e Sangio in testa con 14 punti, Giulianova 12, Globo Ancona e Lanciano 10, San Vito, Reale Mutua 8, Porto Sant'Elpidio 6, Umberti, De Marzocca, Gubbio e Assisi 4, Lucky Wine Foligno 2, chiude il Passignano a quota 0 punti. In C regionale invece c'è da registrare la prima sconfitta stagionale in casa del Gualdo. Ne ha approfittato l'Urbania, che si è imposta nel derby con il Loreto Pesaro. Al secondo posto salgono anche il Matelica, 23 punti di Sorci contro il Fermignano, ed il Fanon Fortuna, successo di un soffio sul Cagli. Vediamo la classifica: Gualdo ed Urbania sono in testa con 12 punti, Loreto Pesaro, Pontevecchio, Matelica e Fanon Fortuna 10, Todi 8, Fermignano, Bramante Pesaro 6 punti insieme al Palazzetto Perugia, Basket Ducale Urbino 4, Pallacanestro Cagli chiude con 2 punti. Nel girone B invece le attenzioni erano puntate sul derby di Ascoli, ma prima di vedere il servizio sulla stracittadina tra i Towers e la cestistica, qualche immagine di apertura la dedichiamo al minuto di silenzio che ha preceduto la gara del Palabasket di via Spalvieri.
Il commosso ricordo è stato dedicato alla memoria di Ferruccio Florio, padre dell'ex dirigente dell'Ascoli Basket, Francesco Florio. In un impianto, tra l'altro quasi gremito, c'è stata una buonissima affluenza di pubblico. I due presidenti, Prevignano per gli Ascoli Towers e Rocco Fazzini per la cestistica Ascoli Piceno, hanno donato, come abbiamo visto, un mazzo di fiori alla vedova. Poi le due squadre hanno ricordato Ferruccio Florio appunto con un minuto di raccoglimento. Possiamo rientrare in studio. Successivamente poi si è disputata la partita che ha vissuto lunghi momenti di equilibrio, poi l'Ascoli Towers solo nel finale con un pizzico di fatica è riuscito ad avere la meglio. Ci racconta comunque tutto Sergio Brizzi nel suo servizio, vediamo. In collaborazione con Freedom, libertà tecnologica, Ancona Chiaravalle, Sport & Street, fornitore ufficiale FIP, Comitato Regionale Marche. La Towers Ascoli si aggiudica il derby contro la cestistica Ascoli Piceno 70-60 e continua la sua marcia in vetta alla classifica. Partita maschia e spigolosa, come si addice ad una stracittadina con molti errori da ambo le parti. La cestistica parte più contatta e la Towers allunga subito ad inizio gara, ma i locali non mollano e riescono a rimontare fino al 18-20 del primo quarto. Stesso copione nella seconda frazione, con la cestistica che scende fino a meno 9 per poi riuscire a ricucire e a restare in partita andando al riposo sul 32-38. Al ritorno sul parquet della palestra polisportiva gremita di pubblico, la Towers piazza un break di 5-0 in 56 secondi e fa segnare il massimo vantaggio sul 32-43 a più 11, ma la cestistica vuol vendere cala la pelle e resta aggrappata al match. Risale fino a meno 1 chiudendo 47-50 alla terza frazione. Nell'ultimo quarto i locali riescono anche a ribaltare il punteggio portandosi sul 53-52 quando sul tabellone sono passati 2 minuti e 30, ma poi sprecano un paio di contropiedi favorevoli e la Towers scappa, chiudendo con il finale di 60-70. Ai nostri microfoni le voci dei protagonisti. Fabrizio Di Silvestro, giocatore della cestistica basket Ascoli Piceno, ci eravate quasi riusciti, avevate anche ribaltato il punteggio, poi però la Towers ha allungato e ha chiuso davanti. Sì, la panchina lunga loro alla fine ha fatto la differenza, qualche episodio a nostro sfavore ha deciso la partita. Comunque ce la siamo giocata, buona partita da parte nostra, secondo me una delle migliori della stagione da parte della nostra squadra. Qualche occasione sprecata proprio in quella fase di vantaggio. La fase decisiva dove eravamo riusciti ad andare sopra non siamo stati concentrati, abbiamo buttato qualche pallone, qualche canestro facile sbagliato e lì l'abbiamo buttata via, peccato. Siamo con il presidente della cestistica Rocco Fazzini, una partita che la sua squadra era quasi riuscita a recuperare, poi sono successe un po' di cose, un paio di contropiedi buttati e la Tower ha vinto. Sì, ha vinto, è la prima in classifica, merita il posto, vorrà dire che noi meritiamo il secondo posto in classifica. La partita non è stata bella, un po' agonistica ma non bella. Soprattutto perché non si capisce più a livello tecnico quando bisogna fischiare i tre passi, quando è fallo. Io ho notato una differenza tecnica tra gli arbitri marchigiani e quelli umbri. Gli arbitri marchigiani hanno una costanza di valutazione, sono abbastanza uniformi nella valutazione. Gli arbitri umbri, bravi ragazzi, generosi, tutto quanto, però hanno un concetto diverso del fallo. A volte magari spintoni non vengono fischiati, piccoli tocchi vengono fischiati. Secondo me, se vogliamo uniformare la valutazione tecnica dei direttori di gara, potrebbe migliorare l'andamento delle partite stesse e dei due gironi Marche e Umbria. Insomma, è una bella esperienza. Le squadre sono tutte sportive, quest'anno un clima tranquillo, secondo me il presidente Paolino ha fatto un gran lavoro, ecco, bisognerebbe forse limare queste differenze che poi alla fine costano punti alle squadre. Non parlo di oggi perché mi sono promesso di non parlare se non bene degli arbitri. Il coach dell'Ascoli Towers, Caboni, una partita che i suoi ragazzi evidentemente sentivano molto perché la prima in classifica ad un certo punto era andata anche sotto con la cestistica, però alla fine l'esperienza e la qualità ha vinto. Sì, no, è stata una partita che la cestistica ha interpretato nel migliore dei modi, sicuramente meglio di noi.
Poi queste partite un po' stracittadine hanno, sono un discorso un po' a sé, giustamente tutti ci tengono. È uscita una partita un po' contratta da ambo le parti, però insomma alla fine bene così. Comunque la Towers è una squadra che quest'anno ha rinunciato a fare la C dilettanti per scendere nella C regionali. Si vede che c'è un certo gap di differenza con le altre squadre, ma come mai questa decisione? Ma decisione inutile nasconderci, esclusivamente problemi economici, cioè quindi il momento è un po' critico, no? Quindi si è scelto di ripartire dalla C regionale con un gruppo nuovo, con nuovi stimoli, chiaramente salvezza acquisita sul campo è sempre difficile rinunciarci, però chissà, magari sarà uno stimolo un giorno per ritornarci. E per il momento la classifica sorride agli Ascoli Towers, la possiamo vedere insieme, c'è un terzetto infatti in vetta al girone B di Serie C regionale, oltre agli Ascoli Towers la G-Planet, Montemarciano e la Louis Porte dei Canati. Poi abbiamo Tolentino 12, Marciano 10, Falconare Pedaso 8, Cestistica e Castelfidardo 6, Spoleto 4, San Benedetto e Deruta chiudono con 0 punti. In Serie D nel girone A, prima battuta dal resto delle teste Matte Pesaro che cadono sul campo del Fossombrone, sono quindi raggiunte in testa dal Basket Giovane che è riuscito a superare di 2 lunghezze la Esis, raggiunta a quota 10 dai concittadini della Virtus, mentre nel girone B sempre in testa solitario il Campetto Ancona più 15 contro la San Giorgese, con Amatori San Severino e Porto San Giorgio a tallonare da vicino. Per quanto riguarda invece la B femminile, Campobasso e Civitanova provano la fuga con le molisane che vincono nettamente sul Senigallia, mentre le ragazze della Dillier dilagano a Roseto 36-61. Per un solo punto invece al Fermano non riesce l'impresa di sbancare Pescara. Parliamo della Major Senigallia e parliamo di questa prima squadra di Serie D con Antonio Albani, dirigente responsabile e anche vice allenatore insomma, sì, di questa squadra che sta affrontando un campionato regionale. Sinora con risultati non brillantissimi, diciamo una vittoria contro la Vadese, ma senza drammi, credo, no? No, assolutamente. Infatti era uno, si era detto fin dall'inizio che la società in primis, cioè appunto era comandato di non, diciamo per certi versi, per noi deve essere un divertimento, appunto perché ci sono inseriti molti giovani, quindi paghiamo in esperienza, fisicità soprattutto. Dal punto di vista tecnico, no. Però il salto di categoria, tu dici, si avverte proprio moltissimo, sulla presenza sotto canestro. Moltissimo, anche perché giocare con quelli pari età tua è un discorso, giocare con la gente più grande è tutt'altra cosa. Che livello generale avete trovato in questo girone A di Serie D, che generalmente è abbastanza competitivo? Esatto, è competitivo. Le squadre di vertice sono tutte competitive. C'è le prime 6-7 squadre, che tanto ormai tra partite che abbiamo incontrato direttamente, partite che siamo andati a vedere, perché vale vedere anche le partite degli altri, e effettivamente il livello mi sembra abbastanza buono. Per le prime squadre sicuramente sì. Senigallia, Federica, è una città importante per la pallacanestro e non solo marchigiana, c'è una prima squadra che disputa la divisione nazionale B, abbiamo il Markab Marzocca che disputa la divisione nazionale C da matricola, poi c'è la Major Senigallia, insomma c'è una realtà potremmo definire vivace, molto vivace a Senigallia. Assolutamente sì, questo è merito sicuramente del traino della vecchia Barzetti, la Pallacanestro Senigallia, che da 30 anni fa attività innanzitutto con valori importanti che sono sempre la massima correttezza, una società molto precisa, radicata nel territorio, e quindi questo ha fatto poi da traino al Marzocca, che è partita dalla Serie D e meritatamente si ritrova in C1, perché sono stati bravi a costruire nel tempo e a vincere. Adesso sono convinto che si confermeranno anche in C1, perché sono assolutamente certo che hanno tutte le carte in regola per fare bene. Noi in B2 dobbiamo fare di tutto per riuscire a salvarci quest'anno, è un'annata complicata, abbiamo fatto una scelta piuttosto azzardata in un campionato che prevede
un numero importante di retrocessioni e è la è un campionato dove militano, diciamo, spesso anche in altre trasmissioni, giusto per dire qualche squadra: Rimini, Ferrara e Udine. Nobili decadute. Nobili molto decadute. Molto decadute. Comunque è veramente duro, insomma, questo campionato. Difficile, difficile, con un numero importante di retrocessioni. Noi per esigenze di bilancio e per volontà abbiamo comunque costruito una squadra con 5 under, perché quest'anno è l'inizio di un progetto che poi dovrà avere il suo fulcro negli anni a seguire, cioè quello di inserire sempre più frequentemente i giovani del territorio, in principal modo i giovani della nostra, del nostro settore giovanile, e quindi ovviamente sappiamo che quest'anno sarà dura. Però qualche soddisfazione ve la togliete, no? Tipo domenica? Sì, però... Però insomma dobbiamo, quest'anno ci sarà da faticare. Parola d'ordine, insomma, a stare con i piedi per terra. Per tutto quello che abbiamo detto, però, Federico, quasi Senigallia meriterebbe, per la quantità del movimento e anche per le società e la passione che c'è dietro, magari una prima squadra ancora di un livello più elevato. Utopia o... Non utopia, io credo che si debba essere molto realisti. Ritengo che la federazione in questi anni abbia... diciamo intrapreso una strada non proprio corretta, nemmeno soprattutto dal punto di vista etico, perché quest'anno sono passati nell'arco di 24 mesi da 16 retrocessioni in B1 ad un mese fa ad averne rettificate due per quest'anno, e quindi non c'è molta logica nei comportamenti della federazione. Parliamo della divisione nazionale A, ed è un problema che abbiamo affrontato anche con il presidente di Recanati sabato scorso, insomma, perché veramente passare dal 50% delle retrocessioni l'anno scorso a un numero così limitato. Noi ci sentiamo al di là di tutto, perché con grande sforzo siamo stati sicuramente bravi a ritornare su dalla B dilettanti alla A dilettanti 2 anni fa, e lo abbiamo fatto nonostante il fatto che fossimo retrocessi 3 anni prima, nell'anno in cui la federazione aveva messo 4 retrocessioni per girone. Sicuramente non siamo fortunati, però rimane il fatto che queste scelte penalizzano le società che, come Senigallia, hanno la sana abitudine di fare il passo secondo la gamba, sana abitudine che tra l'altro c'è nella pallacanestro marchigiana e va riconosciuta a tutti, perché qui tutto si può dire, ma sono tutte società dalla provincia di Pesaro alla provincia di Ascoli molto serie, che rispettano gli impegni presi, e quindi lode a tutti. Però noi da questo punto di vista ci sentiamo un pizzico penalizzati, perché essendo una di quelle società che tende a rispettare gli impegni, ci sentiamo onestamente un pochettino gabbati dal comportamento della federazione, che poi consente a società che semmai ancora hanno pendenze da chiudere vecchie di anni di partecipare a campionati che invece forse dovremmo fare noi. Sono contento invece per Recanati, che è stata ripescata, perché come noi e come ribadisco tutte le società delle Marche, è una società molto seria, con un progetto serio, ed è solo un bene che siano in A dilettanti. Faceva piacere anche a noi. Come si fa ad avere 400 ragazzi iscritti alla vostra società, al vostro settore giovanile? Il reclutamento è un problema che non c'è per il basket e per voi, immagino. C'è una grande difficoltà legata al fatto che Senigallia, dal punto di vista storico, è una cittadina molto legata al calcio. Però insomma, con volontà, ribadisco, con la grandissima passione dei dirigenti e la grandissima passione dei nostri istruttori, che sono poi il vero traino per aumentare costantemente i numeri, siamo riusciti ad arrivare ad una cifra direi abbastanza importante. Allora, andiamo a vedere le partite del prossimo fine settimana. Iniziamo dalla C dilettanti, vediamo il quadro. Qui siamo giunti alla nona giornata, relativamente ovviamente alle formazioni marchigiane. Vi dico subito che il derby del Pallarossini tra Globo Ancona e Dino Bigioni Montegranaro, per la concomitanza con la partita della Sutter, è stato anticipato a sabato sera alle 21:15. Per il resto abbiamo Sangio Pisauro, un'altra partita molto interessante, e un altro derby, quindi 3 derby nella prossima giornata, che si giocherà domenica proprio a Senigallia tra Marzocca e Porto Sant'Elpidio. Andiamo alla Serie C regionale, le partite del girone A. Il programma prevede Basket Ducale, Bramante Pesaro, Cagli, Vigor Matelica, Todi, Wisp Palazzetto Perugia, Fermignano, Ponte Vecchio, Ust Loreto Pesaro, Fanum Fortuna ed Urbania Gualdo. Andiamo al girone B, sempre della Serie C regionale, con Basket Club San Benedetto, Giromondo Spoleto, Nestor Marciano, Lui Porte Recanati, Amatori Falconara, G Planet Montemarciano, Ascoli Towers Tolentino, Deruta Castelfidardo e Pedaso Cestistica Ascoli. Voi invece, Antonio, praticamente avete un impegno domani, giovedì sera, alle 21:30 sul campo della Esis. Dura. Dura.
Comunque, massimo impegno, con tranquillità, tanto il moto nostro è sempre quello. Vediamo, vediamo, tanto... Con la serena consapevolezza, sì, di chi non ha nulla da perdere. Esatto, sfrontatezza specialmente dei giovani, che 17-18 anni, l'ultimo pensiero, quello lì, diciamo. Diciamo, quello deve essere, sì, lo spirito, sì, sì, quindi sì, sì, esatto. Si giocherà, come ripeto, senza domani drammi, sera. Senza... Senza eccessive pressioni. Sì. Domani sera alle 21.30, tra l'altro la Palatricoli, sì, che comunque è sempre uno stimolo importante. Le altre partite... Buonissimo di... impianto, buonissimo impianto. Buonissimo impianto. Forse il migliore sicuramente delle Marche. Di Serie D Girone A, comunque il resto della giornata prevede anche il derby di Pesaro tra Aquarius e Basket Giovane. Poi proseguiamo con le altre partite, abbiamo Basket School Camp Montecchio, Spritz Vallesina, Spider Virtusiesi, Teste Matte Pesaro Vadese, Wildcats Fossombrone. Andiamo al girone B di Serie D, queste le partite previste: Sacrata, il Campetto Ancona, il Pidiense, Gruppo 82 Tolentino, Banca Generali, Castelraimondo Amatori, San Severino, sabato alle 18.30, Civitanovese, Porto San Giorgio, Basket Club, Maceratese, Orsa all'Ancona, San Giorgese 2000, CSI, Vittorio Fermo e Cinque Fonti, Amandola, il Picchio, Civitanova. Chiudiamo con il girone L di Serie B femminile, con le partite in programma nel prossimo fine settimana. Abbiamo Senigallia Sports School Pesaro, German Giochi Fermano Panthers Roseto, poi il Match Club domenica pomeriggio alle 18 a Civitanova Alta tra la Feba Civitanova e la Woman Campobasso Capolista, quindi si affrontano le squadre che occupano le prime due posizioni in graduatoria, e a concludere sabato alle 19.30 Adriatico Ancona contro Adriatica Pescara. Bene, siamo in conclusione della nostra trasmissione. Ringrazio Federico Ligi, direttore sportivo della grazie Pallacanestro. Per l'ospitalità. Grazie a voi per essere intervenuti. Pallacanestro Senigallia sotto le diverse forme, una delle quali appunto è la Maior, qui rappresentata da Antonio Albani, dirigente responsabile e vice allenatore della prima squadra. In bocca al lupo per tutta la vostra attività. Sì, grazie. Ovviamente, grazie. E appuntamento con la nostra trasmissione, che è rinnovato per mercoledì prossimo, ve lo ricordo ancora, alle 13 e dalle 23.10. Arrivederci a tutti. Marche a Canestro è stato offerto da Banca dell'Adriatico, da sempre vicini al mondo dello sport, vicini a voi.